Ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere il funzionamento completo del cronotermostato digitale modello 9300-3100 della Bravo. Questo tipo di termostato è facile da usare, ha un ampio LCD da 3,8 pollici ed è retroilluminato. All'interno dello scatolo troviamo il cronotermostato digitale, il manuale utente completo di istruzioni d'uso, delle viti di fissaggio. Il cronotermostato digitale è alimentato da due batterie alcaline non incluse. Inserire le batterie basta separare la piastra di aggancio dal termostato. Per posizionare la piastra a muro basta avvitare le viti dopo averle fischierate e tramite un coperchio possiamo trovare le connessioni dei cavi che arrivano dalla nostra caldaia. I collegamenti sono morsetti comune e normalmente aperto di solito per poter collegare caldaia o pompa o valvola. Al termine del collegamento elettrico e del fissaggio al muro, richiudere il tappo e appoggiare il cronotermostato in modo tale che la piastra si agganci in modo delicatamente per farlo bloccare. Sulla parte frontale del termostato vediamo i vari pulsanti. Il primo è l'interruttore on-off, il secondo è il tasto di regolazione orologio, il terzo è il tasto di programma P, il 4 è il tasto di OK o Exit, tasto R, il 6 e il 7 sono i tasti più e meno e il 5 è il pulsante o il tastino di reset. A quest'ultimo vediamo come per reimpostare i valori del menu alle impostazioni di fabbrica bisogna pigiare il pulsantino tramite un apposito ago che ti riporterà il display alla modalità iniziale. Passiamo alle impostazioni dell'orologio con il tasto numero 2 e basta premere il tasto e i minuti inizieranno a lampeggiare e con le frecce possiamo regolare minuti, poi successivamente le ore e successivamente i giorni della settimana. Al termine della regolazione, premere R per uscire. Con il cronotermostato in modalità system off, quindi assicurarsi che il cronotermostato sia spento, tenendo premuto per 3 secondi il tasto P, passiamo ed entriamo nella configurazione del cronotermostato stesso. Al suo interno troveremo 11 menu, seguito dal tasto P per ogni menu, e con le varie frecce possiamo regolare i vari valori. Al menu numero 1 troviamo sul display la scritta CL.
Con esso è possibile trarre la temperatura rilevata dal cronotermostato. Per esempio, se il valore di temperatura del nostro termostato è di 20 gradi, possiamo o aggiungerlo da 1 a 4 oppure togliere da meno 1 a meno 4. Al menu numero 2 troviamo sul display la scritta AH e il valore di riferimento in gradi. In questo caso in gradi centigradi e possiamo portarlo ad un valore massimo di 35 gradi. Al menu numero 3 troviamo la scritta AL, anch'esso in gradi, ed è il valore minimo di temperatura ambiente rilevabile. Al menu numero 4 troveremo la scritta FC, che sta ad indicare appunto gradi centigradi C, F gradi Fahrenheit. Sul menu 5, display BL sta per la durata del retroilluminazione di colore verde in questo caso, che è 0, 0,5 secondi, 15 secondi. Sul menu numero 6 troviamo la scritta DB, che è il valore che va da 0,5 a 3, che è il differenziale termico, cioè il range di tolleranza del cronotermostato per accensione o spegnimento. Al menu numero 7 troviamo la scritta sul display PS1 ed è il tipo di programma che andremo comunque successivamente a vedere ed è 0, 2, 3 e 7, sono i giorni della settimana e i vari programmi. In questo caso se scegliamo 7 sono 7 su 7 giorni separati di programma. Al menu numero 8 il display segnerà la scritta PS2 ed è valore regolabile da 4 e 6, cioè l'impostazione delle zone temporali, 4 fasi giornaliere o 6 fasi giornaliere. Al menu 9 troviamo la scritta sul display OC, che è di 12 o 24, sono le ore che noi vogliamo far visualizzare sul cronotermostato. Al menu 10 troviamo la scritta ES e può essere o on oppure off per l'accensione intelligente. Al menu numero 11 sulla scritta display troveremo codice, cioè un codice di blocco per la tastiera e possiamo regolarla a nostro piacimento. Su quest'ultimo, una volta impostato il nostro codice sulla tastiera, per attivarlo basta tenere contemporaneamente i due tasti freccia su freccia giù e si attiverà sul display il modalità chiave. Per sbloccare il codice di blocco basta reinserire correttamente il codice e pigiare il tasto R. È possibile scegliere fra tre diversi tipi di programmazione automatica, 7 giorni separati, 5 giorni feriali più sabato più domenica o 5 giorni feriali più weekend. E per ognuno dei tre tipi di programmazione si può decidere se utilizzare 6 fasi giornalieri: mattino, uscita, pranzo, uscita, rientro, notte, o 4 fasi giornaliere: mattino, uscita, rientro, notte. Una volta scelta la tipologia di programma del cronotermostato, andremo ad agire sulla programmazione delle fasce orarie e dei giorni della settimana. In questo caso andremo ad agire su 7 giorni in 6 fasi differenti e andremo a vederli giorno per giorno. Per ogni giorno della settimana troveremo il mattino, in uscita, il pranzo, l'uscita, il rientro, notte. Per accedere alla programmazione delle fasce orarie basta pigiare il tasto P una volta acceso il cronotermostato e
ci ritroveremo nella fase della programmazione che parte dal lunedì fino ad arrivare a domenica. Per ogni giorno della settimana e per ogni fascia oraria è possibile regolare a nostro piacimento la temperatura di accensione o spegnimento della nostra caldaia. È possibile controllare il cronotermostato in modalità manuale in due modi. Modalità temporanea. Con il cronotermostato acceso, premere i tasti frecce su e giù, il display mostrerà la scritta Temporary Mode. Premere ancora con le frecce su e giù per selezionare la temperatura desiderata. Il cronotermostato manterrà la temperatura scelta fino al successivo cambio di fase giornaliera. Dopodiché tornerà nel programma preimpostato e sul display troveremo la scritta Using Scheduler. Per uscire dal modo temporaneo prima che sia cambiata la fase giornaliera, premere e rilasciare il tasto R. La seconda è la modalità permanente. Con il cronotermostato acceso, premere e tenere premuto il tasto P fino a che sul display non compare la scritta Permanent Hold. Premere con le frecce su e giù per selezionare la temperatura desiderata. Il cronotermostato manterrà la temperatura scelta fino a che non si uscirà da questa modalità premendo e rilasciando il tasto R. Durante il funzionamento, se il cronotermostato dovesse rilevare un calo di temperatura superiore a 1,5 gradi in un tempo di 3 minuti, esempio finestra aperta, il cronotermostato appunto blocca il riscaldamento. Lo tiene bloccato per 30 minuti e al termine riattiverà la modalità automatica. Per la funzione anticongelamento, in caso il cronotermostato sia spento e la temperatura si abbassa sotto i valori di 5 gradi, si attiverà appunto questa funzione che attiverà la caldaia fino a portare la temperatura massima 9 gradi. Conclusione, possiamo dire che il nostro cronotermostato è un apparecchio di facile utilizzo, utile per appunto monitorare la temperatura della nostra casa, e per l'installazione affidarsi comunque al personale specializzato.